Allora, parlavamo degli short, questi certificati short che tra l'altro sono uno strumento importante perché molti telespettatori vogliono andare short al ribasso, però il future per un investitore c'è un impatto psicologico indifferente ed è meglio così, io suggerirei, perché c'è il rollover, le scadenze tecniche, invece col certificato, se una persona ha una versione short, soprattutto se lo vuoi utilizzare per copertura, può avere un senso. Ci dai qualche dettaglio Ma tecnico? difatti la tua osservazione di prima, noi nel momento Siete in cui neutrali rispetto al le mercato. borse avevano sostanzialmente impedito lo short, noi ne parlavamo in maniera abbastanza marginale e soprattutto a livello di copertura, cioè per coprire eventuali posizioni long in portafoglio. Adesso possiamo tranquillamente andare a, diciamo, a shortare l'indice, ripeto, con un prodotto che non ha un effetto leva, non ha problemi di rolling come può avere un future, non ha problemi di marginazione, ma semplicemente vado a cavalcare linearmente la performance dell'indice, cioè l'indice scende in 3-4 mesi, può scendere del 10-20%, il certificato andrà a replicare la performance, quindi si rivaluterà del 10-20%, in quanto l'indice FTSE MIB Short Strategy funziona esattamente al contrario dell'indice Long. L'indice perde l'1%, il FTSE MIB Short Strategy sale dell'1%. Noi abbiamo quotato sopra quest'indice un certificato lineare, il quale salirà dell'1%. Ecco, non ci sono problemi, la leva che è una cosa positiva per altri strumenti finanziari e per altri investitori, ci assicuri che non esistono problemi di leva? No, Cioè qui io devo fare, c'è non una devo fare un singola. calcolo, devo comprare e sperare che Il scenda. certificato contiene una singola opzione, che è un'opzione call con strike pari a zero. Per chi mastica un po' di opzioni saprà che avrà un'opzione call con strike pari a zero, un delta uguale a 100, e quindi va a replicare fedelmente la performance del sottostante. Se il sottostante replica la performance al contrario dell'indice, il certificato replica la Ecco, se io ho un performance al contrario portafoglio di dell'indice. 35.000 euro, di 50.000 euro, quanti certificati mi devo comprare? Per coprirlo, tu Sì, intendi? Beh, qui che controvalore? bisognerebbe fare un calcolo sostanzialmente per Cioè, andare. quindi andiamo già su un terreno complicato. Mi posso comprare 50.000 euro di certificati e sto coperto? Ma io direi di no, nel senso che Perché? per la copertura ci vogliono meno certificati rispetto al valore del E quindi portafoglio, c'è se no leva. Sì. dovrei coprire al 100% il mio portafoglio, pensando che l'indice sostanzialmente scenda quasi a livelli Ah, a ok. zero. E quindi insomma, dipende anche quanta parte del portafoglio voglio coprire o a fronte che discesa posso coprirlo del Mi 20% posso andando strappare la a prendere. promessa che ci dici un portafoglio di 50.000 euro, uno di 30, credo che 25.000 euro è il portafoglio medio degli italiani sui Ma conti titoli. questi Se tu prodotti. ci dai, ci puoi dire una delle prossime volte che vieni quanto io devo comprare di certificato per coprire un portafoglio di Va bene, 25.000 euro? Si può fare? faccio qualche simulazione e la presenteremo sicuramente. Perché sul nostro sito Va bene. internet abbiamo un tool di copertura, ma che funziona con i prodotti a leva, con i covered warrant, cioè con una piccola parte di portafoglio riesco a coprirne una Va bene. Va gran bene. parte. Allora, simuliamo un investimento su medio e lungo periodo sui certificati con l'aiuto dei nostri due ospiti. Facciamo questo piccolo giochino. Andiamo sul sito. Se possibile, sulle quotazioni dei singoli titoli. E abbiamo, io rimarrei sulle azioni italiane. Allora, partiamo da Biagio Milano. Non vi fate condizionare la presenza di Paolo in studio, quindi mi dite poi se ve lo comprate, diciamo così, rispetto alle possibilità di perdita che ci sono. Allora, intanto ti faccio scegliere, scegliamo due titoli: Enel, Eni, Fiat, Fiat Industrial, Generali, Intesa, STM, Telecom e UBI. Ma Tenendo sceglierei. conto che sui certificati generalmente abbiamo uno spazio di perdita intorno al 30%, questo possiamo Ma in resistere. relazione a Poi questo. dopodiché il certificato comincia a replicare l'andamento del titolo, quindi l'obiettivo è non perdere più o meno il 30%. Ma scusami, Biagio, Paolo? No, ricordiamo, tu niente. stai parlando di Sì. un'altra tipologia di Bonus, certificati, stai sì. parlando di bonus. Volevi riepilogare tu così aiuti No, anche i no, no, nostri no, no. telespettatori. No, 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 aiuti anche loro Il anche il bonus. bonus certificates serve e soprattutto è adatto per movimenti laterali dell'indice leggermente rialzisti o leggermente ribassisti. L'importante è che non venga toccato il livello di Livello di barriera. barriera, Quello cioè non rappresenta possiamo il andare rischio del sotto generalmente al certificato. 30%. Tra questi titoli, Eni, Enel, Fiat, Generali, Intesa, STM, Telecom e UBI, qual è quello che ti piace di più? Generali ed Enel, secondo me sono i Allora, titoli da partiamo da scegliere. Enel. Sì. Dunque, in questo momento, nel momento in cui andiamo in onda, sono 2,82, vabbè, il prezzo corrente di Enel, credo che lo conoscete, ci abbiamo a disposizione due certificati. Il primo
quota in questo momento a un livello di barriera a 2,32, quindi dagli attuali 2,82 a 2,32 sono 50 basis point. Il 20%. Un 20%. Ok, ci ha fatto il calcolo a memoria. Se il certificato non deve toccare i 2,32, è chiaramente... L'acquisto in lettera adesso ha? In lettera in questo momento è a 100.30, quindi siamo grosso modo a 100.30. Mi dà un bonus. Cioè non deve perdere il 30% del 7 dicembre, entro il dicembre del 2012. Per ricevere? Per ricevere un bonus di 124. Quindi prendiamo il 24%, ma non deve perdere il titolo, il 20%. Non deve scendere sotto la barriera dei 2,32, esatto, giusto? Esatto, non deve mai chiudere una seduta sotto il livello di barriera. Questo potrebbe essere un certificato interessante, perché Enel a questi livelli mi sembrerebbe poter essere sacrificata, nonostante i risultati che ha dato microeconomicamente, però l'azienda mi sembrerebbe essere abbastanza sacrificata. Potrebbe essere un buon certificato. Ce n'è un altro al 6 dicembre 2013 che può che scade e prende il 52% in più, anche qualcosa di più, però è dicembre 2013. Difficile fare previsioni rispetto a questo orizzonte temporale su Enel. Ma è già difficile fare di solito previsioni alla fine, sì, ma assolutamente. Va bene, tanto è lì il certificato. Immaginiamo 2 anni. Va bene. Tenendo conto che si può fare anche un po' di trading, Paolo, no? Sui certificati. Sì, anche perché avendo una componente comunque opzionale, se Enel dovesse cominciare a correre, il certificato comincerebbe a aumentare il suo prezzo da 100, andare verso il bonus. Quando io fossi soddisfatto della performance realizzata, magari lo troviamo tra 2 o 3 mesi a 120, io posso rivenderlo sul mercato ed incassare la mia performance. Ok, passiamo velocemente a Enel, l'abbiamo fatto, dobbiamo passare, avete detto l'altro titolo, il Generali, un altro titolo che conosci molto bene, sì. 12,20 in questo momento, però abbiamo il pallino rosso, che Paolo che vuol dire? Che ha già toccato il livello di barriera, questo e è questo il certificato. Già va col titolo, ce lo siamo sì. Già giocati. Dopo la pubblicità tocca a Fabio Pioli scegliersi di qualche titolo, puoi anche confermare Enel, visto che è un titolo che anche a me piace tantissimo dal punto di vista dei certificati, anche se l'ultima settimana di Enel è stata davvero disastrosa, tragica. Da STM più che da quella che era una volta la ex STM. Ci vediamo dopo la pubblicità, così continuiamo a fare altre valutazioni con i nostri ospiti su quello che è il mondo dei certificati e soprattutto quelle che sono le prospettive dei titoli sul medio e lungo periodo. A dopo la pubblicità.